Cassinesi, buongiorno. Registro questo video per aggiornarvi come di consuetudine sulla situazione sanitaria di Cassina de' Pecchi. Cominciamo con i dati ufficiali che mi sono stati trasmessi dall'ATS. Allora, le persone attualmente positive al coronavirus a Cassina de' Pecchi risultano essere 34, a cui si aggiungono 10 persone che sono fortemente sospette, ma che non sono state soggette a tampone. Di questi 34 casi, purtroppo, due, lo abbiamo già comunicato, sono deceduti. Due non sono residenti a Cassina de' Pecchi. 14 sono ricoverati e 16 sono al domicilio. Di queste 16 persone che stanno compiendo il percorso di cura al domicilio, sappiamo che le condizioni sono buone e che via via sono in fase di miglioramento. Ora vorrei dare alcuni chiarimenti rispetto alla nuova disposizione emessa proprio ieri dal Ministero dell'Interno, che permette l'uscita di un genitore per accompagnare i figli minori durante la passeggiata. Allora, partendo dal presupposto che la responsabilità della salute pubblica è in capo al sindaco e pertanto ho preso questa decisione. A Cassina de' Pecchi, e chiedo la vostra collaborazione, rimane valida l'ordinanza regionale emessa il 23 marzo 2020. Questo significa che fino al 15 aprile, cioè fino a nuove disposizioni, resta vietata la possibilità di uscire di casa se non per ragioni di urgenza sanitaria oppure lavorativa. Confido nella collaborazione di tutti i cassinesi. Perché ho preso questa decisione? Perché non voglio che siano vanificati sul nostro territorio gli sforzi enormi che ciascuno di noi ha fatto fino ad oggi. Qui c'è in ballo la salute di tutti. La salute non è un gioco, per cui rinnovo il mio appello, rimaniamo in casa. Concludo rinnovando la mia vicinanza a chi ha perso una persona cara e a tutte le persone che stanno lottando contro questo virus che ci ha sconvolto la vita. Coraggio, siamo una comunità, nessuno è solo. Per ogni evenienza chiamate il centro operativo comunale che è a disposizione di tutti i cassinesi. Buon pomeriggio.